Il tema del workshop di questa mattina è diplomazie a confronto, verso quale strada si sta andando quindi? Ma devo dire che il modello che viene offerto da Mazara, ieri è stato fatto un intervento proprio dal presidente Tombolio in cui non ha parlato di diplomazia alternativa, ha parlato di diplomazia complementare. Che cosa significa? Le risorse, come sono state spiegate poco fa da un mio collega, diplomatici italiani sono meno di 900. Con 900 persone non puoi coprire tutto il mondo. Ecco che quindi tutta questa serie di attività, di iniziative, di distretti come questo, di comuni, di regioni, che aiutano, affiancano questa attività, è un ulteriore elemento di abbattimento delle barriere. È il concetto che mi piace utilizzare, che mentre c'è qualcuno che le barriere le tira su, non soltanto fisicamente, ma le tira su con l'intolleranza, con la persecuzione. Ecco, la cosa importante delle diplomazie a confronto è che ci siano persone, gruppi, che invece fanno un'attività di diplomazia complementare che ha il principale merito di abbattere le barriere e quindi aiutare la comprensione reciproca tra i popoli e la coesistenza, il rispetto reciproco. Lei ha parlato di barriere, nel mondo però vediamo sempre più stati che alzano muri appunto per creare barriere tra un popolo e l'altro, tra le varie religioni anche. Ci sono stati che fanno delle scelte che personalmente non mi trovano d'accordo. Se lei si riferisce a quello che sta facendo un paese dell'Unione Europea, credo che è una decisione che non trova d'accordo nemmeno il governo italiano. Non è questo il momento per alzare dei muri, questo è il momento di abbattere i muri, perché come ho detto prima ci sono troppe persone che creano dei muri fisici ma anche dei muri figurati, sono i muri dell'intolleranza e della mancanza di rispetto dell'altro. Cosa sta facendo l'Italia in Iraq? Beh, come ho avuto modo di spiegare poco fa nel mio intervento, il ruolo dell'Italia in Iraq è multidimensionale. Noi siamo attivi sul fronte del supporto politico-militare, stiamo assistendo il governo iracheno nell'addestramento dei propri soldati, soprattutto dei propri agenti di polizia. Stiamo assistendo dal punto di vista umanitario il paese, perché ci sono 3 milioni di sfollati e quindi stiamo dando dei contributi finanziari ingenti, siamo circa 8 milioni di dollari per quanto riguarda la stabilizzazione delle aree e l'assistenza dei rifugiati nel momento stesso in cui potranno rientrare nelle loro abitazioni, ci auguriamo. E infine stiamo svolgendo da anni una meritoria attività nel settore della tutela del patrimonio archeologico, abbiamo delle missioni archeologiche che stanno scoprendo e valorizzando le antichità dell'Iraq. L'Iraq, lo ripeto sempre, è la culla della civiltà. La civiltà come noi la conosciamo non è nata a Roma, ad Atene, è nata nella cosiddetta terra fra i due fiumi circa 8.000 anni fa. E quindi l'Iraq è la culla della civiltà, i più antichi monumenti e insediamenti umani sono in Iraq. Noi italiani siamo i leader mondiali nelle tecniche di restauro e di tutela del patrimonio, siamo il principale paese che sta aiutando l'Iraq a preservare questa sua ricchezza naturale e artistica, augurandoci anche che un domani possa essere, come dire, messa a disposizione di tutti e possa contribuire anche al ritorno del turismo in Iraq, aiutando il paese che ne ha veramente bisogno. Ambasciatore, ha appena ricevuto un premio da parte del Blue Sea Land, la targa Blue Sea Land appunto per il lavoro svolto quando si trovava a Bengasi appunto per il dissequestro di pescherecci mazaresi sequestrati all'epoca in Libia. Cosa ne pensa appunto di questo premio? È una grande emozione? Ma devo dire, non ho ricevuto molti premi in vita mia, a parte così le fortune di avere una bella famiglia e di avere un bel lavoro interessante. Questo è particolare perché io pensavo che già poter gustare la cucina a bordo dei pescherecci fosse un premio in sé, non erano tenuti i vostri concittadini ad ospitarci, però insomma alla fine nel gioco di scambio che c'era lì per passare il tempo faceva gioco anche quello. Sì, è stato le difficoltà sono state notevoli perché quell'anno nel 2012 si pensava, io immagino, che chi veniva a pescare in quelle acque che i libici dicono essere
riservate a loro per la pesca, non entro nella questione perché non posso, non ho il permesso. E loro erano venuti l'anno prima, quando c'era la rivoluzione in Libia, no? Vi ricordate, tra marzo e ottobre, dalle rivolte all'uccisione di Gheddafi, lì probabilmente avranno trovato il mare sgombro, avranno trovato i libici impegnati in cose più prioritarie per loro. La sorpresa è stata ritrovare questi signori poco attrezzati ma molto svegli, capaci di portare a terra. Avevano dei barchini fatti con lo stampo di Kevlar, di vetro resina, non era neanche una barca commerciale, su cui avevano, lo ricordiamo tutti bene, io poi non sono un grande frequentatore di sport nautici, però mi sono fatto un'esperienza con questa cosa qui. Adesso si è parlato prima di Libia, anche lì non ho il permesso di parlarne, io parlo come cittadino italiano che ha avuto l'occasione di vivere in Libia per 6 anni e ovviamente di apprezzare i libici, non sono persone come noi che sanno essere amabilissime e ospitali, quindi non potendo parlare dall'angolo, la mia competenza oggi si limita al Qatar, però siccome ho una grande nostalgia della Libia sono molto contento che le cose vadano avanti sul piano politico, se sanno, devono trovare un po' di idee che li uniscano, ecco, fino adesso hanno un po' lavorato su quello che li divide, ma sono sicuro che ci riusciranno, non è possibile, è un paese che ha molto da dare, molto da dire, e queste cose della pesca, queste ve le dovrete un po' giocare, avete i dirigenti del distretto che sono in contatto con i nostri responsabili per la Libia, io sono sicuro che tra non molto ci si potrà sedere intorno a un tavolo e riparlare di questa occasione.